Siamo all'interno delle librerie Coop in via Orefici, che ci ospitano per un'intervista a Sergio Staino, uno dei maggiori fumettisti italiani, insomma, l'autore di Bobo, regista, ex direttore dell'Unità, collaboratore di miriadi di testate. E noi a breve gli faremo qualche domanda sul suo ultimo lavoro, Hello Jesus. Lui è arrivato, sta prendendo un caffè. Siamo abbastanza emozionati perché non capita tutti i giorni di incontrarlo e vediamo cosa ha da raccontarci. Mi è venuto in mente Gesù, possibilmente raffigurato in fumetto, guardando mio figlio tanti anni fa, 10-12 anni fa. E un po' come ha fatto Altan con la pimpa, no? Con la bambina, raccontando le cose a lei, è venuto fuori questo personaggio incredibile della pimpa. Io con mio figlio, che era grande, aveva 25-27 anni, e aveva questo aspetto un po' hippie, non accuratissimo, no? I capelli lunghi, la barba incolta, magro, alto. E uno sguardo buono, è sempre molto buono. E mi è venuta la voglia di provarla a disegnare come Gesù. La cosa mi divertiva, perché se lui diventava Gesù, io sarei diventato San Giuseppe Bobo, ed era divertente. Il padre, come tutti i padri, con un'azienda in mano, con una passione, perché per fare il falegname ci vuole anche tanta passione, insomma è un lavoro artigiano, non è un lavoro meccanico, c'è creatività, c'è partecipazione. Quindi verrebbe bene l'ingrandimento di questa sua azienda e che lui lavorasse finalmente, gli dia una mano a fare resistere soprattutto all'IKEA, perché l'IKEA, non l'IKEA in quanto IKEA, ma quanto multinazionale, sta distruggendo tutto l'artigianato nel mondo, quindi ha anche questi problemi di fronte. E l'altro, una mamma che invece vorrebbe un figlio di cui è molto orgogliosa, e lo vorrebbe, insomma, laureato, con un bel posto, anche se ogni tanto si abbassa a chiedergli l'ennesimo favore quando manca qualcosa nel frigorifero, di moltiplicargli qualcosa. Questa Maria è estremamente buona, troppo pietosa, troppo, sì, proprio fino all'inverosimile. L'idea che diventasse Bibi, che è una, insomma, non dico femminista, ma comunque ci manca poco, quella situazione lì mi divertiva ancora di più. E ho fatto proprio 10-12 anni fa le prime tavole che sono apparse in questo libro. Sono tornate fuori quando hanno chiuso l'Unità e io non ero più direttore. E allora ho pensato di fare questa striscia. Credo, ecco, a posteriori, di aver capito che il momento era particolarmente adatto, perché la politica, con la storia dell'antipolitica, delle offese, del famoso vaffa di Grillo in poi, si è talmente ancora oggi impregnata di cattiveria, di aggressività. L'idea di un Gesù che vive in questo tempo, con la sua benedetta ingenuità, benedetta bontà, benedetta attenzione verso il più miseri, forse era una risposta giusta, insomma. Certo. Le prime risposte non sono state esaltanti, tutti mi hanno detto sì, sono belle, ma sai, come si fa a pubblicare Gesù? E qui la stampa segue la legge, scherza con i fanti, ma lascia stare i santi. C'è un po' di ipocrisia in questo. E ho detto sì, ma proviamo allora con il giornale cattolico, che è abituato a trattare Gesù. E ho parlato con il direttore dell'Avvenire, che è stato entusiasta. Siamo partiti per questa avventura, è durato un anno, molto, perché fin dal primo numero sia lui che io abbiamo avuto lettere, messaggi indignatissimi da parte di quella parte più conservatrice, che è forte, che è tanta, che è internazionale. In compenso mi sono guadagnato l'affetto di molti cattolici progressisti, molti cattolici buoni. Ma io, se lo dovessi collocare oggi nell'attuale situazione dell'Italia, lo vedrei bene in mezzo alle sardine. Credo sarebbe con tutti gli altri lì a richiedere più bontà nella politica, e quindi più politica fatta bene e non cattiva.
è stata sempre molto...